Attenzione, avvisiamo ancora la gentile clientela che secondo l'ultima ordinanza governativa datata 17 agosto 2020 è già in vigore, bisognerà indossare la mascherina anche in spiaggia dalle ore 18 alle ore 06. Fatta eccezione sotto il proprio ombrellone nel tragitto per andare in acqua e sedute nei tavoli messi a disposizione per le consumazioni del bar. Matteo Renzi, gestore dei bagni Carlo Afano, richiama così l'attenzione dei bagnanti. I megafoni della spiaggia si attivano più volte nell'arco della giornata per ricordare la nuova ordinanza e le regole da rispettare. All'ingresso poi, così come in altri stabilimenti balneari, ci sono ancora i cartelli con le norme e i dispenser con i gel igienizzanti. Ma non solo, perché è stato accolto l'appello alla responsabilità che il sindaco Massimo Seri aveva lanciato per Ferragosto. Il primo cittadino non aveva firmato ordinanze, come il collega di Pesaro, per evitare balli, animazioni e feste in spiaggia. Aveva deciso però di richiamare tutti al senso di responsabilità. E così c'è chi ha preferito evitare ogni tipo di iniziativa per non creare assembramenti. No, Bagnicarlo ha fatto un weekend normale, sempre comunque dedito alla sicurezza, perché quest'anno comunque noi abbiamo fatto questa scelta, compreso serale, quindi zero movida, e abbiamo vissuto molto bene la spiaggia durante le ore diurne e non notturne, e al giorno siamo stati molto attenti e ci siamo prodigati soprattutto per organizzare cose seduti e nel miglior modo possibile, stando attenti alla sicurezza della situazione, perché comunque capiamo anche da quello che si sente oggi nelle televisioni che insomma la situazione ricomincia a essere piuttosto grave. Com'è andata sabato scorso? Allora, la giornata di Ferragosto, diciamo, è stata molto soft, nel senso che abbiamo fatto quello che facciamo tutti gli altri giorni, quindi garantendo un servizio bar eccetera, però la gente è stata molto brava perché comunque ha rispettato le distanze, hanno indossato la mascherina nei punti dove c'era un pochino più di assembramento. Noi non è che abbiamo fatto le cose che facciamo gli altri anni, anche perché non si poteva, anche dare la cocomero, il cocomero, rischi di fare un grosso assembramento di gente, quindi non l'abbiamo fatto, però è andato tutto molto liscio, la gente ha partecipato, i turisti, molti fanesi sono andati fuori, quindi era anche abbastanza tranquilla. La giornata della domenica è stata più impegnativa perché c'era più gente, però devo dire che sono contenta dei miei clienti, quindi non ci sono stati problemi, ecco. Speriamo di continuare così anche fino alla fine dell'estate. Se da una parte i gestori hanno evitato feste e aperitivi in spiaggia, dall'altra c'è chi ha preferito comunque spostarsi nell'entroterra con la speranza di trovare posti tranquilli e meno affollati. Allora, al Ferragosto abbiamo fatto una scampagnata sul Monte Cuco, per cui abbiamo preferito evitare la costa, anche se la voglia ci sarebbe stata, però stanno, abbiamo detto dai, meglio evitare di correre rischi, anche se in realtà c'era molta gente anche lassù, però alla fine dai, penso sia mare che montagna, l'importante è cercare di tenere un minimo di precauzioni, un po' di distanza. Qual è lo stato d'animo dei giovani? Come ci si sta comportando? Ancora troppi assembramenti? È uno stato d'animo, siamo un po' in un limbo, dai, ed è difficile. Da un lato ci sarebbe la voglia di riprendere la vita normale, dall'altro vediamo che purtroppo la normalità ancora ho paura che sia lontana. Quindi. Non so se ha sentito anche a Pesaro, il sindaco si è un po' arrabbiato per queste feste in spiaggia e quant'altro, troppi assembramenti. Lei cosa ne pensa? Effettivamente bisogna rifare un passo indietro probabilmente. Non siamo ancora fuori e quindi bisogna stare attenti, c'è niente da fare. Speriamo solo che passi prima possibile, però ancora ci vuole un po' di prudenza. Bisogna ancora prestare attenzione. E infatti mi diceva prima il bagnino che doveva fare attenzione, doveva mettere la mascherina, ma poi la gioventù ce n'è poca, se vai al bar è pieno. Sono tutti, ci sono ancora degli assembramenti. Tutti pizzicati, cosa facciamo fare la fiera? Per cosa serve? Lei che cosa ne pensa? Le discoteche non le dovevano chiudere, non le dovevano proprio aprire. Adesso con la fiera, a settembre a Fano sarà un boom di contagi, sicuramente, perché guardano solo il lato economico, non guardano la salute. Troppa gente incompetente ci sono.